Matteo, detto mattone, Volendo, sì. come mai hai scelto il nome mattone? Cioè, Mattone era a comunque. dire vero molto semplice, perché mi chiamo Matteo, Matt One, nel graffito si utilizzava mettere il One alla fine, per cui è andata un po' così, cioè in classe da che tutti quanti mi chiamano Matt a Mattone, perché facevi il Ah, è taggino così, no? vero. Quindi gli amichetti al liceo così, Mattone, Mattone, più gente, boh, ed è rimasto così, non è una Che in storia effetti è andata anche di semplice, culo. esatto, semplice d'impatto, poi è curioso perché tutti quanti sempre me lo chiedono, si aspettano chissà quale storia stravagante, in realtà basic proprio. Mi piace più cioè, l'italiano, perché già l'americano tende a leggere Matuan, dico no, Matuan, ok, sì, però Mattone. E tutti, allora poi parte l'accento americano che è Sì. stilosissimo, Mattone, Brick cioè, non c'entra proprio un cazzo. no, brick no, non suona bene, deve No. essere così, bello tondo, Mattone. bello tondo. Prova a raccontarmi un po' come sei arrivato a fare quello che fai adesso. Beh, sicuramente il mio stile si impronta molto su quello che è street, sulle tag, ho iniziato ovviamente facendo i graffiti, alle medie, taggini, graffitini, sempre tanto lavoro su carta, che per me è la cosa più importante, lo sviluppo della lettera. E poi quando mi sono approcciato al tatuaggio, non ho iniziato col lettering, perché non riuscivo tanto a venderlo, il lettering lo facevo agli amici e commerciale per poter guadagnare. Spingendo sempre di più il lettering, che è quello che piace a me, appunto, è il tag, che secondo me è anche un pochino più difficile da vendere, appunto perché è meno richiesto, soprattutto anni fa, la concezione del lettering era il corsivo, un po' il gotico. Quando andavi a proporre la tag o il pezzo graffito, la gente era un attimo un pochino più così sull'attenti, diceva sì, bello, ok, non è quello che vedo sul mio corpo, fammi il corsivo. Facendolo, proponendolo, facendo vedere pezzi guariti, come stanno addosso e tutto, la gente inizia ad apprezzarlo. Poi vabbè, al giorno d'oggi va sempre più di moda la roba street, gli ambienti un po' hip hop, eccetera, quindi anche questo qua mi viene comodo, ha giovato al mio mercato e quindi sta andando piano piano, sì, e niente, ci tengo a portare su pelle quello che generalmente si vede sulle mura. E invece vuoi rimanere nel mondo del tatuaggio o vuoi poi uscire fuori e No, passare al allora io mondo? sono tatuo in studio da ormai 8 anni, non so, mi sento già un po' stressatino, sempre una passione, sempre un piacere, ma adesso cioè, preferisco fare un pochino meno tatuaggi fighi che mi piacciono, che quindi mi godo anche la seduta con un cliente che apprezza quello che sto facendo, con la quale si può avere una conversazione, no? Non vorrei che sia solamente il tatuaggio il mio lavoro, perché appunto non è, ci sono un sacco di rotture di cazzo in questo ambiente, no? Soprattutto con i clienti, su quello che è. Piacerebbe sempre, ovviamente, il lavoro principale, il tatuaggio, ma ampliarlo con tavole piuttosto che lavori su commissioni di mura, eccetera. Comunque, l'ambiente un po' del graffito è a 360 gradi e poter appunto dedicare maggior tempo in quei pezzi lì che ti gasano particolarmente, ecco. Invece, come lo vive il viaggio? Il viaggio, allora, fino a qualche anno fa lo vivevo alla grande, nel senso che ci sballavo, era ogni mese due o tre guest, convention di qua, di là, anche lì più lo fai, più ti rompi il cazzo, perché capisci anche molte volte quando vai a fare la convention non hai un rientro economico, lo fai tanto per l'esperienza, per la comunicazione, per tutto quanto, però adesso stanno iniziando a diventare un po' pesantuccio per quanto mi riguarda e mi sposto quando ne vale la pena. Non deve essere per forza a livello economico, assolutamente, deve valerne la pena anche per altri motivi. Becchi quella persona lì che magari non hai modo di beccare, quindi cerco di spostarmi meno, ma in maniera Sensato, magari. più sensata, esatto, al fine di concludere qualcosa. Prima invece era sempre un'occasione spostarsi, sempre piacevole, più vacanza così, adesso meno vacanza, più interessi, mettiamola così. Invece, com'è il rapporto tra voi Tatuatori? tatuatori che fanno lettering o Per artisti me è il di rapporto graffiti? migliore in assoluto, cioè penso che nell'ambiente del lettering, tra colleghi, nel mondo del tatuaggio sia l'ambiente migliore. Magari sono di parte, ma lo vedo molto amichevole, tutti quanti hanno piacere di fare amicizia, creare collegamenti, connessioni, ci si becca sempre, si organizzano guest, tante
Tant'è che cioè, per me io mi interesso di lettering, poi per il resto sì, stimo molti tatuatori, mi piacciono gli altri stili, ma non me ne informo, perché sono focalizzato lì. Cioè, è come se fosse quasi un culto il lettering, e la gente che lo fa è mega interessata di quello, però c'è molta fratellanza, secondo me. Non c'è una rivalità che magari si può riscontrare in altri stili, ma connessioni, anche magari nella stessa città. Non mi interessa che uno sta nello studio accanto a me che fa lettering e la sera si va a bere una birra insieme e si parla del lavoro che si è fatto, senza problema. Se ci si mette a fare una tavola a casa insieme, cioè nessun tipo di problema al riguardo, anzi, sono la persona più predisposta a fare amicizia. Sì, infatti è una cosa che non c'è in tutti i... Assolutamente, tutte le categorie di colore, cioè ma anche perché lo stile del lettering è uno stile che viene... La maggior parte della gente che fa lettering prima faceva graffiti, gente che viene più dalla strada, non dall'accademia, non da studi, non da... E quindi, in quanto persona che viene dalla strada, sei abituato a fare amicizia, a fare connessioni, cioè, è quello il bello, quando vai in giro a dipingere. Ci guadagni di più a conoscere quella persona piuttosto che a pensare ci potrebbe essere una faida di lavoro, di interessi, no? No, posso apprendere qualcosa magari, posso creare qualcosa, possiamo fare robe insieme. Invece come la vivete, non la concorrenza, ma la competizione? Cioè c'è competizione? Competizione c'è sempre in ogni ambiente, secondo me. Ci sono competizioni sane e competizioni non sane. Per come me la vivo io, le competizioni sono sane, nel senso che io ci tengo allo sviluppo della lettera piuttosto che agli effetti. E appunto quando vedo una lettera particolare, stilosa, mi prendo bene, che l'ha fatta un'altra persona, dico cazzo, hai visto che bella idea, e mi metto a lavorare, dico vai, tiriamo fuori delle A finché non mi viene quella mega stilosa della quale vado fiero, mi piace, dico ok. Quindi la competizione dal punto di vista mio è sempre sana, sempre positiva. In contest vince l'altro, vai a capire il perché ha vinto, perché quel pezzo lì si è meritato più del tuo, no? C'è sempre un motivo dietro, quindi non sento la competizione come una cosa malvagia. Hai dei piani per il futuro? Diventare ricco? Quello ormai ci ho messo una pietra sopra. No, piani per il futuro, sinceramente... Sempre conoscere quei tatuatori che magari ho sempre stimato, che ancora non ho avuto il piacere di conoscere, quello sì, creare nuove connessioni. Questo tipo di convention dove ci sono una serie di artisti del tuo stile, sì. E riunisce artisti da tutto il mondo, come la vivi? È per me il massimo, cioè è il motivo per il quale io mi trovo qua. Perché appunto c'hai l'occasione di poterti incontrare con quei tatuatori che hai sempre seguito su Instagram, che magari ti sei sentito per anni, ma non hai mai avuto modo di incontrarti di persona, e tac, questa è l'occasione giusta. Vai a cena, ti mangi una roba insieme, bevi una birra, dici due robe, e tac, hai fatto amicizia, la prossima volta ti risenti, ma ci vai lì in convention, ti vengo a trovare, vieni guest, no, tu vieni guest, così. Io amo questo delle convention. Bomba. Grazie del tuo tempo. Grazie a te, è stato un piacere.